Willy? Willy, che stai combinando là sopra? Eh? Ti sembra il posto giusto per dormire? Ok che fa caldo, però... Allora, non ci vediamo da un bel po'. Come potete vedere, sono ritornata in Germania. E niente, che dire. Allora, per la verità ho un vlog di un paio di giorni che mi è rimasto indietro e che dovrei insomma editare, però ecco, non ne ho avuto il tempo, una cosa o un'altra. Il 24 poi è stato il primo compleanno di Enea, quindi insomma qualche giorno prima siamo stati indaffarati con i preparativi. Poi vabbè, sistema le valigie, gli ultimi amici e parenti che ti vengono a trovare per salutarti, insomma poi ogni cosa si accoda all'altra. E insomma, è andata un po' così. Che dire, le vacanze sono andate bene. Sono state 3 settimane, sono state abbastanza lunghe. Da una parte non vedevamo l'ora, insomma, di tornare a casa. Insomma, mancate un po' casa, le nostre abitudini, le nostre cose. Vabbè, penso che poi alla fine è normale. E niente, adesso c'è praticamente una marea di cose da fare. Ho ovviamente valigie su valigie di vestiti da dover lavare, che ancora lavare, chi se ne frega, uno butta nella lavatrice e via. Il problema è che le devo stirare, perché sono comunque tutte, no, magliettine così, di cotone, magliettine di, insomma, di Enea, che insomma è impossibile che non posso, no, no, non stirarle, ecco. Enea però è diventato sempre più impegnativo, mi fa un sacco di monellerie, è vero? Tu mi fai un sacco di monellerie, e tra l'altro c'è anche la mammita acuta, perché cioè, non mi posso allontanare, piange, ma non solo, vuole anche tenuta in braccio, quindi insomma non vi dico. Pensate che prima, cioè, un minuto, ma neanche un minuto, è stato solo in bagno, non mi ricordo neanche più io che cosa stavo facendo, forse stavo stendendo, no, non lo so. Ritorno, praticamente mi ha srotolato buona parte del rotolo della carta igienica. Metà giustamente lo ha buttato nel gabinetto, l'altra metà insieme al ciuccetto l'ha buttata nella sabbietta di Willy. Anzi, per fortuna sono arrivata in tempo e visto mai che il ciuccetto se lo riprendeva, insomma. Quindi, insomma, nine. Beh, sono praticamente sotto la finestra, ho una luce, oltre che, cioè, praticamente sono piena di lentiggini. Dovute, no? Dal fatto del sole che ho preso, poi insomma queste qui si schiariranno piano piano. Insomma, questo, il rientro è stato particolarmente traumatico e impegnativo, perché praticamente alle 7 meno un quarto del mattino, noi siamo rientrati il 28, alle 7 meno un quarto del mattino non ho ben capito, insomma, dalle voci che giravano, pare che una signora sia sfuggita ai controlli, aveva una bottiglia d'acqua. Insomma, non lo so esattamente che cavolo è successo. Fatto sta che, insomma, ovviamente è scattato il protocollo antiterrorismo e questo ha significato chiudere tutto quanto il terminal. Quindi nessun aereo poteva decollare, nessun aereo. Nine. Oh. Nessun aereo poteva decollare, nessun aereo poteva atterrare. E noi saremmo dovuti arrivare a Monaco alle 14, mentre fermati, mentre siamo arrivati alle 19:30, il che insomma è stato abbastanza pesante. Nine, bravo, nine, così, nine. Il che è stato, Mamma, insomma, dimmi.
È stato traumatico, più che traumatico, no? È stato stancante per noi, ma soprattutto insomma per Enea, anche per Guilli, poverino, comunque chiuso nel trasportino. Noi avevamo il guinzaglietto, facevamo fare insomma qualche giretto così, ma ovviamente è un gatto, non è un cane, per quanto è un mezzo cane. Però insomma era spaventato, avevo delle ci sono state quasi tutti insomma passavano, lo guardavano, una signora ci ha fatto una foto che poi l'ho messa su Instagram, insomma è stata la star, non iniziamo, è stata la star dell'aeroporto, tra l'altro poi una scena esilarante perché si è avvicinato a me un ragazzo e mi chiedeva insomma informazioni inerente proprio a questo discorso del ritardo perché noi viaggiavamo con Lufthansa e mi parlava in inglese. Ora io l'inglese non lo conosco meglio, cioè lo so un po' come tutti, molto, no? The pennies on the table, però insomma lo capisco, a maggior ragione se chi lo parla non è poi un inglese. Solo che non so rispondere in inglese, perché ormai il mio cervello, quando deve parlare una lingua diversa dall'italiano, cioè in automatico per me parte il tedesco. Quindi io gli rispondevo in tedesco, questo mi riparlava in inglese e io nuovamente rispondo. C'era proprio. Ci abbiamo parlato così un paio di minuti e quando se n'è andata via, io un attimino, cioè, ho realizzato dell'assurdità della conversazione perché. Non sarebbe mai potuto andare così se quello, cioè io gli avessi parlato in italiano. Cioè faceva ridere, quello non parlava in inglese, io parlavo in tedesco, insomma, ci siamo comunque capiti. E ovviamente adesso, insomma, noi butteremo lì un reclamo a Lufthansa, anche se voglio dire, nelle condizioni c'è scritto che i ritardi non sono insomma da imputabili a loro in caso, no, di maltempo, cose di sicurezza e via, però credetemi che è stato un delirio. Noi pensavamo che non saremmo partiti, praticamente abbiamo avuto un ritardo di 5 ore e mezza e quando siamo arrivati poi a Monaco, l'aeroporto, credetemi, era ancora sottosopra, file lunghissime, c'erano un sacco di bagagli abbandonati, no? Cioè, messi di lato, bagagli insomma smarriti. Infatti, alla fila dei bagagli smarriti, cioè, credo che c'erano in coda, non voglio esagerare, ma un centinaio di persone, cioè proprio cose da panico. In più, fortuna ha voluto che dentro il supermercato, dentro l'aeroporto ci fosse un supermercato. Insomma, abbiamo potuto comprare, cioè, giusto la frutta, uno yogurt, insomma, per lui per la merenda della domenica, perché poi la domenica qui sono tutti chiusi e noi ovviamente in 3 settimane, insomma, non avevamo niente. Infatti, più tardi, ora sono le 14:15, come arriverà Daniele che ha ripreso a lavorare, insomma, andiamo a fare. Cosa, Nine? Che cosa? Che cosa vuoi dire? Andiamo a fare la spesa perché ho praticamente il frigo completamente vuoto. E basta, insomma, questi sono insomma gli ultimi aggiornamenti. Ah no, tra l'altro, che cosa è successo? Quando siamo andati per fare i bagagli, la tizia, insomma, del check-in ci ha detto giustamente, che dovevamo pagare il biglietto per Willy, perché ovviamente se voi portate un animale, con voi il biglietto si paga. Per quanto il costo è assurdo, considerando che comunque lo devi mettere sotto il sedile, insomma, con Lufthansa si paga per tratta, 50 euro. E quindi mi ha dato, insomma, tipo insomma il fogliettino da andare a pagare a uno sportello insomma che si trovava un'altra parte. Insomma, sono andata, c'erano due impiegati lì dentro. Poi uno dice che c'è, cioè, in Italia le cose, vabbè. Allora, allora il ragazzo di fronte a me stava al computer come un ebete, perché davvero, cioè, credetemi, c'era il delirio in aeroporto. Cioè, con il mouse, guardava il computer e stava per i cavoli suoi, così. Avete presente, quelle scenette di MTV? Ora non mi ricordo come si chiamano quei due tizi, quei due ragazzi, che lui tipo, sono padre e figlio, Gianluca,
con lui, che è tipo un vecchio, con il volto lo insulta, il figlio, che fanno anche la scenetta nell'ufficio postale, dove c'è lui che va perché deve spedire un pacco e si ritrova l'impiegata che sta al computer, che batte così, come un'invasata, e insomma gli dice, dica, devo spedire un pacco, un attimo, subito da lei, insomma se ne va, poi ritorna e continua a fare queste cose, gli ripete insomma di nuovo questa domanda, ecco uguale, solo che quello neanche parlava. E allorché poi insomma si avvicina l'altro, insomma mi chiede cosa dovessi fare, io insomma do il fogliettino dicendo che dovevo pagare il biglietto per il gatto, dovevo pagare il biglietto per il gatto, mi fa sì, si prende il foglio, mi dice allora un attimo che devo chiamare Lufthansa, va bene. Aspetto, passano 5 minuti. Lei intanto stava al telefono. Nel frattempo arriva anche Daniele, perché nel frattempo Daniele aveva imbarcato i bagagli. Insomma, per farla breve, prende questa qui. Dice: no, la signora dell'ufficio, insomma, di Lufthansa mi dice che il biglietto non costa 50, ma costa 60. Allorché noi ci arrabbiamo, Daniele si arrabbia anche perché sul sito, ai termini, no, delle condizioni, bla bla bla, c'è scritto 50 euro. E no, mi dispiace così. Tra l'altro risulta che non avete neanche pagato a Monaco per il gatto. Ah sì, non abbiamo pagato per il Monaco il gatto, abbiamo dato la ricevuta. E se gentilmente, insomma, potete fornirci i vostri nomi. E così insomma vedremo poi il da farsi. Subito insomma la signora un attimino si è un po' fatta così, ha preso, ho detto un attimo, e sono state al telefono 2 o 3 minuti, nel frattempo si faceva la fila, e poi sì, allora ok, il biglietto costa 50 euro. Questo è uno, poi no, devi dire che in Italia insomma le cose, quando noi siamo arrivati a Monaco invece alla partenza, cioè ta 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 ta, c'era pure lo sportello apposta per le famiglie senza che uno si accoda, vabbè insomma è inutile fare sempre gli stessi discorsi. Comunque io ecco, ho già parlato 12 minuti e insomma ce ne andiamo insieme al Lidl, facciamo un giretto al Lidl così insomma passiamo un pochettino il tempo e basta. Ci vediamo dopo. Che dici? Ma signorino, hai fatto la cacca? A posto siamo. Ci vediamo dopo. Busta alla mano, Daniele è arrivato, quindi andiamo a fare la spesa che tra l'altro è tardissimo. Quindi dobbiamo fare una volata. Cioè, fa proprio caldo, poi uno dice che in Germania l'estate non c'è, pensate che oggi ci sono 33 gradi, altro che non c'è l'estate, io poi l'estate non la sopporto, che a me non piace proprio, quindi, che fai? Fa caldissimo. Cioè, avevo preso il carrello difettoso che non Per camminava. una spesa grande ci vuole un carrello grande. E va. Beh. Oh. Pronti? Attenzione! Oppla! Via, finisci la luce! Allora, prima cosa, i cereali, cereali, cereali. Qua li prendo. No. Allora, io che mi prendo? Ma lo sai che non si può palpare la frutta? Io la palpo. Signora, la posso palpare? Ah, 7 euro un pezzo. Sì. Li hai palpati tutti e tre? Sì, tutte e quattro. Ah, non ho quattro, E lasci. uno l'ho persa. E la Ok, signora ancora. allora io mi prendo questi a 1,99 e tu ti sei presi quelli alla Sì, cannella quella proprio proprio è per Summer. l'estate. Summer edition. Va bene. Ok. Andiamo. Si è Poi. detto che è stagione di ciliegie, Allora, vediamo che c'è qua. C'è la frutta. Allora, andiamo con uno, 1,29 euro. Vai. Fermo, fermo. Aspetta, devo prendere le zucchine. Prendere le zucchine che vanno a 99. Mi serve la busta. Dove
Ok, ora apro il pane, mettiamolo qui e adesso lo tagliamo. E vai. Così poi glielo diamo pure un pezzettino ad Enea. È pronto. Se vi capita, prendete questi qua delle Italiamo, i tagliolini, che sono buonissimi. Costano 99 centesimi, ma sono proprio buoni, ruvidi, trattengono il sugo, sono proprio speciali. Questo le prendiamo le parti? Prendine tu. Questo ovviamente è una schifezza che ha preso Daniele, che c'è la settimana americana. Che ha preso? Vuole sempre le grigie? Vabbè. Poi, immancabile, devo prendere la mia baguette, questa qua, con l'erbette, però devo stare attenta a non prendere quella con l'aglio. Eccola qua, me ne prendo, va bene, prendo una sola, prendo una, questa viene 59 centesimi. E qua devo prendere qualcosa, vediamo. No, non devo prendere niente, sono decisa se prendo, no, va bene, prendo due però. Ok, che c'è? Sì. Sul fronte invece delle robe qui simpatiche non c'è niente di interessante, per fortuna. Ah, le prese quelle buste per il congelatore? Ok. Spesa immensa. Dopo 3 settimane. Non basta la macchina. Silvia, guarda qua. Ovviamente non sono i fruttolo, però... Ok, siamo fuori, spesa finita, il totale di 96,47. Ovviamente non vi faccio la svuota spesa perché sennò qui è proprio... Insomma, diciamo che ve l'ho fatta per strada. Adesso, insomma, vediamo di sistemarla in macchina, anche se... Tada! Vabbè, andiamo a sedere. Va bene, Enea, mi sa che noi ce l'andiamo a piedi a casa. Ciao, ciao. Tu ti mangi il pane? Bravo. Oh, saluta tutti. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.